Ciao a tutti. Ultimamente ho sentito parlare abbastanza spesso di una sostanza che è chiamata trizio. Ora, se sei un esperto di chimica, ti prego di darmi un tuo punto di vista qualificato. Ora, ho sentito parlare del trizio perché secondo alcune fonti questa sostanza sarebbe all'interno delle acque dell'impianto di Fukushima in Giappone, che credo nel 2023, saranno riversate in mare. Poi recentemente, quando c'è stata una perdita di una centrale nucleare francese, si è detto che sono state sversate delle acque contenenti appunto il trizio. Alcune fonti che ho cercato, non essendo un esperto, dicono che questa sostanza sia pericolosa per l'uomo, sia se la beviamo, sia se la inaliamo. Ora, tra coloro che seguono questi video ci saranno gli amici del nucleare, che probabilmente diranno che loro col trizio ci preparano i cocktail il sabato sera. A me piacerebbe avere un giudizio obiettivo di una persona qualificata che mi dica, magari attraverso un duetto o anche più semplicemente nei commenti: sì, il trizio è pericoloso per gli esseri umani, perché no, il trizio è assolutamente innocuo, perché, come vedrete e come spero avete già notato dai video che ho pubblicato in precedenza, io cerco di essere il più obiettivo anche quando parlo di cose come il fotovoltaico, che sono il mio lavoro e la mia passione. E a breve farò anche dei nuovi video sul fotovoltaico, dove parlo anche dei pericoli del fotovoltaico, quindi mi piace essere assolutamente trasparente. Quindi, riepilogando, spiegami cortesemente se ne sai, e se non sei un talebano del nucleare che è obiettivo in una misura pari allo zero, che cos'è il trizio e se sia pericoloso per la comunità oppure no. Grazie mille per l'aiuto e buona serata a tutti da Marco, il tuo esperto del fotovoltaico. Ciao!